Salve a tutti, mi avete chiesto ieri qualcuno di poter caricare in un unico spazio tutto il materiale che mettiamo. Siccome i materiali cambiano da classe in classe e magari qualcuno mi chiede un approfondimento, ho creato dei corsi gratuiti su Google Classroom. L'unica cosa che mi occorre da voi è l'iscrizione, che potete fare con una mail. L'email, se avete chiocciola@gmail.com, è molto semplice, altrimenti vediamo insieme come fare. Allora, io che cosa faccio? Voi mi date la vostra mail, io la caricherò qua, vi inviterò al corso. A voi arriverà una mail come questa. Voi non dovete fare altro che entrare. Nel momento in cui, vi ripeto, avete chiocciola@gmail.com, siete già all'interno e dovete solo accedere alla lezione. Altrimenti dobbiamo fare crea account. In questo caso qua vi mettete nome, cognome, utilizzate la vostra mail. Questo passaggio qua, vi ripeto, lo fate solo se non avete un account Gmail. Per non farvi creare un'altra email, facciamo chiocciola libero. Dopodiché mi mettete una password, è vostra, io non la devo sapere. Fate avanti, ritornate sulla vostra casella email. Copiate il codice che vi arriva, verifica, il numero di telefono non me lo mettete, qua mi va bene qualsiasi giorno e anno, se volete essere veri, altrimenti non mi interessa nulla di tutto questo. Scorrete un pochettino, fate accetto e create una mail. Un account Gmail, dopodiché automaticamente si aprirà l'iscrizione. Sei stato invitato a partecipare a Quinta Cucina Serale 19-20, hai seguito l'accesso. Iscriviti. Una volta iscritti, entrate automaticamente sul portale. Poi vi conviene salvare questo documento oppure io ogni tanto su WhatsApp vi manderò il link. Una volta salvato sul vostro cellulare o sul computer non dovrete più accedere. Continua ed eccoci qua. Questo è quello che io vi ho creato e vi posso offrire su Google Classroom. Io l'email vostra non la userò per nulla, non vi comunicherò nulla, niente pubblicità, niente del genere, solo se voi mi dite presto ci passate qualche cosa quando sarà sotto esami di stato, tesine, appunti, eccetera, quello lo passeremo. Non vi preoccupate, l'email vostra sta in buone mani, non succede niente. Vediamo un pochettino come funziona Google Classroom. In questo modo qua, per chi non l'ha mai usato, è una pagina virtuale. Perché è interessante? Perché voi vedrete tutte le cose che io ho caricato. Scorrendo in basso si parte dalle prime lezioni. La divisa, i metodi di cottura, le attrezzature, la tipologia. Cliccando ad esempio su tipologie vi compare lo schema. Questo mi è stato chiesto da voi perché qualcuno dice giustamente su WhatsApp io ho difficoltà a riprendermi tutto il materiale. Quindi vi ho creato questa cosa qua. Per ogni classe io farò l'invito per ogni alunno in base alla classe. Siete alunni di quinta cucina, vi faccio l'invito nella classe quinta cucina. Vedete tutti i materiali, alcune slide. Man mano che affrontiamo un argomento, io ve lo posso caricare su WhatsApp e ve lo carico anche su Google Classroom. Più di questo io non so cosa fare. Come potete vedere, se vi fa piacere dare uno sguardo rapido, ho creato le classi terza cucina, quarta cucina e quinta sala per ora. Ogni classe ha caricata la lezione diversa. Per esempio, in terza cucina sto trattando carne, eccetera.
e quindi si troverà gli schemi adatti. Vi ripeto, non è obbligatoria questa iscrizione, è per voi. Se non sapete come fare, vi consiglio di farvi aiutare da un nipote, un figlio, un cugino, qualcuno più bravo. Ai limiti del possibile, quando è lunedì, professore, non so proprio entrare, facciamo l'iscrizione insieme. Vi ripeto, se avete un account Gmail è tutto a posto, non dovete fare nulla. Io spero di non avervi dato nessun fastidio, anzi io cerco di fare quante più cose possibili per voi e quindi vi invito a fare questa iscrizione. Come la fate? Vi ripeto, basta che mi mandiate l'email, poi ora avete il video, tornate indietro, voi guardate i passaggi per l'iscrizione, chiha@gmail.com è molto facilitato. Ok? Vi lascio un buon proseguimento. Ci vediamo a scuola.